improvviso, no? Credo che la scena. Allora? Pronto, buongiorno, Lorenzo Russo, vero? Dica, chi è? Pronto, buongiorno, salve, la chiamata della Polizia Postale di Milano, sono l'agente Andrea Speziale. Andrea? Andrea Speziale. Andrea Speziale? Certo, certo. Senta. Senti che mi segno il nome perché qui telefonano tanta gente strana. Certo, certo. Andrea Speziale, va bene. Allora dice Andrea Speziale. Segnando. Ascolti, io devo soltanto farle un discorso di 2 minuti perché sennò rimane. Si rivolga ai miei avvocati. Gli avvocati? Se no un mucchio di avvocati. Va bene, mi dire capito di uno di questi? Oh, un mucchio di avvocati e giudici. Giudici cosa c'entra, mi scusi? Ma come cosa c'entra? Sono pieno di cause lì, il tribunale è pieno di cause contro di me e io naturalmente ho anche querelato. Ascolti, ascolti. Ci sono tutti i numeri su internet. Io le comunico questa cosa qui, poi... No, ma lei non mi deve comunicare ai miei avvocati. Ai miei avvocati, ai miei giudici, ai tutori della mia famiglia. La mia famiglia è sequestrata, non so neanche se sono vivi o sono morti, mia moglie e i figli. Qui non mi arriva neanche un briciolo di posta, mi fanno sparire anche gli assegni che mi manda l'AEM. Ho 500.000 euro di debiti per resistere a voi, alle varie polizie, a tutte le polizie d'Italia e del mondo. Ma cosa è? Se rivolga ai miei avvocati, se rivolga ai giudici. È una telefonata di cortesia, la sua. Non è una telefonata di cortesia. Per favore, la telefonata di cortesia la faccia ai tutori di famiglia, quelli che hanno tutto in mano dopo la vita di lavoro. Hanno tutto in mano, io pago spese e tasse e voi mi insultate, le polizie, qui, dentro, qui, proprio qui, 7 volte la polizia a casa, il 4 maggio mi hanno ridotto un fin di vita in via Lorenzo 30, e lei mi fa la telefonata di cortesia, la faccia agli assassini le telefonate di cortesia. Faccia le telefonate di cortesia. A chi di dovere? Al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Consiglio d'Europa, alla CIA, all'ONU. Va bene? Io sono il più grande querelato del mondo, di tutti i tempi. Va bene? E con la famiglia che me la insultano tutti i momenti, sia nella vita reale che nella vita che sul virtuale. Pieno. Tua moglie è qui, tuo figlio è lì, ti ammazziamo, ti facciamo, ti diciamo, qui c'è il via vai di delinquenti, siamo anche qui dentro, la portinaia, l'amministratore, io li ho denunciati, ho chiamato i carabinieri, non sono venuti. Posso parlare un minuto? Non sono venuti. Posso parlare un minuto? Sì, no, ma lei parli con i miei avvocati, con i giudici, con i presidenti. Interrompo, ci sono alcune persone su internet, abbiamo visto. Ecco, ce ne sono tanti. Parlare, ecco, prenda i nomi. No, glielo dico io. Scusi signor Speziale. Di persona su internet ci sono solo io con nome e cognome. No, ma aspetti, ma io da dire, lei non ha niente da dire. Lascia parlare lei. Lei è uno dei milioni che parla, io sono uno che risponde a milioni di persone. Una persona, mi lasci. No, io sono una persona, ma lei, ma lei non è una persona. Lei sta facendo gli interessi di quella gente lì, degli assassini, dei criminali. Lei non lascia parlare me, però. No, lasci parlare me. Prenda il mic. Si segni. Sì. Prenda il mic. Sì. Dillo. Sì. Dillo. Mi dica. 3 R Dur V 3 N. E poi mi dica. 1. Oh, prenda altro mic. Junk. Con la K32. Junk, scritto G-I. Junk. G-I, Junk. Junk, ma lo trova. Trovandone uno, trova anche gli altri. Ma tutti i geni lasciano parlare. Trova tutto. Junk. E un nick con il nome della sua moglie.
Cioè, ecco, è uno che si spaccia. Ora facciamo questa bella cosa. Ma mi lasci parlare prima. Ma se io non le dico che cosa deve fare. Io già dico. Ecco, c'è gente. Allora lei non mi fa. Ma mi lasci parlare. Non può difendere perché. Voi non potete parlare quando volete e stare zitte quando volete. Signor Speziale, stia calmo, eh? No. Signor Speziale, mantenga la calma, signor Speziale. Ma signor Speziale, lei deve ascoltarmi. Dalla vostra parte mi hanno già parlato a milioni e lei ripete le stesse cose che mi dicono da 5 anni a questa parte. Per cui lei deve prendere sto nick e andare a vedere cosa fa. Si spaccia, si scrive, ci cerca la mia per mia moglie, per i miei figli. E se ne veste cosa dice? Andate a scaricarli voi. Noi li abbiamo già spediti al tribunale, li abbiamo già spediti al presidente, da tutte le parti, non succede niente e lei mi viene a telefonare per vedere se c'è qualcosa di male che faccio io. Io mi sto difendendo civilmente, mentre dalla parte delle istituzioni, tutti criminali, dal più grande al più piccolo, e non ne trovo nessuno di voi. Incontro qui i carabinieri, qui attorno, dice, signor Russo, non possiamo fare niente, scriva al presidente, nessuno risponde. E poi mi mandano i delinquenti a casa a cercare di avvelenare, a cercare di fare quell'altro. Io guardi, resisterò anche 10 anni e dopo di me ne troverete altri 100, ne troverete. Voi non vi potete salvare, voi siete finiti. Posso parlare? Allora io le faccio 2 domande. Una, la prima è questa. È vero che lei ha messo in alcuni suoi video su YouTube alla sua ex moglie, in cui lei parla e dice alcune, cioè non parla evidentemente, ma loro due in qualche modo dicono ma lei vuole fare il processo a me? No, io le sto dicendo sì. Senta, si rivolga ai miei avvocati e ai giudici, sono cose da tribunale, ma mi viene a fare le domande, dopo 1 milione di domande, ho 1 milione di domande, ho risposto a tutte, voi non rispondete a nessuna domanda, non fate niente, io devo rispondere alla sua domanda, signor Speziale, grazie per la cortesia, adesso vada in tribunale e vada a vedere cosa c'è, vada su internet e mi arresti subito almeno il SIR3 e il RETUR3, me lo arresti subito! Sono dalla sua parte, signor. Ecco, se non me lo arresta non è dalla mia parte, se mi fa queste domande, se mi mette dalla parte del carnefice, lei non sta dalla mia parte, sta dalla parte dei criminali. Parlare. Come tutti, vada a prendere il comode e lo metta in galera, il comode del commissariato Portageno, vada a prendere la fagnetta e lo metta in galera, vada a prendere il brigante e lo metta in galera, questo dovete fare, non venire a rompere le palle a me. Stia calmo e tranquillo, io do un tono al discorso. Io ho ricevuto telefonate anche dal giudice Alberto Nobili nel 2006, che si preoccupava, faceva come ha fatto, come sta facendo lei, tirava la frittata, da una parte chiedeva scusa, da una parte tutto, signor Russo venga qui, manda una macchina a prenderlo e ne parliamo qui, ma dovete parlare delle cause, dei procedimenti penali, ma io non ce l'ho il procedimento penale. Quelli che hanno i procedimenti penali non ne fanno. Sono chiusi, lei ha avuto. Ma che chiude? Da 5 anni che sono chiuse. Certo, sono chiuse, ha fatto appello. Ma che appello devo fare se non mi hanno mandato niente? Non abbiamo fatto neanche un'udienza regolare in 5 anni. Il tribunale è fuori legge, completamente. Come 20 o 30 giudici su questo omino, per prendersi due negozi, una casa, tutte le cose, ma
hanno distrutto tutto, perfino il sito. Perché da qualsiasi parte vado io sono l'illegale, loro sono illegali. Voi siete connessi. Voi, tutte le istituzioni. Ascolti, mi fermi. Io ho detto una domanda, ho detto. Allora, non mi faccia domande, le domande le faccia ai miei avvocati. Ascolti. Ma allora non sente. Ah, ad ascoltare. No, invadi lei ad ascoltare.